Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Parleremo del 14° episodio di Astronomy Universe. Che cosa parleremo appunto? Parleremo del satellite naturale della Terra, la Luna. Parliamo satellite naturale della Terra, la Luna, ok? E che cosa consiste? Cioè che parleremo di tutto, cioè anche nei film la Luna, non scordatevelo, eh. Assomiglierebbe come un sole, vero? Beh, adesso andremo a vederlo insieme. Intanto iniziamo che vedremo il primo passo dell'uomo sulla Luna, in bianco e nero, giusto? E poi vi farò vedere le foto della Luna al mio telescopio, scusate, non microscopio. Capito? Comunque, buona visione. Qua ragazzi, l'uomo sulla Luna. Vi ricordate molto tempo fa, nel 1956 forse? Io non c'ero, ma qualcuno avrà assistito all'uomo che è andato sulla Luna. Io ora poi assisterò l'uomo su Marte, quando andrà su Marte. Ma non così. In questo modo. Ah, il colore qua però sulla Luna era un po' bianco e nero, forse non era evoluta la camera, boh, non lo so. Comunque, i primi a sbarcare era Apollo 11, Armstrong col suo amico Buzz, penso. Giusto. Chi avrà visto questo? Ah, e su questo c'è anche polemica dell'allunaggio che sia falso. Il motivo perché l'uomo non è andato sulla Luna da decenni ormai. Ma non vi preoccupate a chi non crede che l'uomo non sia stato sulla Luna, che ora ritornerà nel 2025. Quindi quando? Siamo 21, 22, 23, 24, 25, fra 4 anni. E appena scattiamo il 22, poi si conta 23, 24, 25, altri 3 anni. E poi vi renderete conto. Vediamo se anche il secondo sbarco sarà falso. Beh, torniamo a noi. Nell'episodio precedente, quando abbiamo parlato della Terra, in seconda parte, qua praticamente Marte, un cielo alieno. Venere, Giove con Saturno, qui si vedrebbe la Terra con la Luna. Poi i paesaggi di Giove, qua. Nell'episodio precedente questo abbiamo parlato, della seconda parte, non propriamente prima parte. Non ci sarà una seconda parte della Luna, state tranquilli ragazzi. Anzi ci sarà che parliamo del pianeta Marte, il pianeta rosso. E poi ho parlato anche dei film, tipo questo qua, Piranha 1978. E poi qui ho mostrato i film, E.T. l'extraterrestre, poi altri film. Poi Mamma ho perso l'aereo, dei film del 90, 1990. Qui poi nel 1993 Jurassic Park e altri film. Poi qui praticamente ci sono anche i film del 97, Jurassic Park, Il mondo perduto, che sarebbe il 2. Poi ci sarebbe Mamma ho perso il morbillo, Titanic, La vita è bella. Poi 2003 Alla ricerca di Nemo. Che poi altri film del 2019, Godzilla 2. E altri film, e i film del 2021. Space Jam New Legend, La guerra di domani, Rai l'ultimo drago, Kong, no, Godzilla vs. Kong e Luca. Poi abbiamo parlato cosa sono i videogiochi. E qua ho lasciato praticamente PS3 di più. I giochi, questi qui che ho, Jak and Dexter Trilogia, cioè dall'1 al 3. Poi la Play 5. Il gioco più comune è Jurassic World Evolution 2. Jurassic World Evolution 2.
è uscito per Play 5. Poi abbiamo parlato anche di una teoria quanto strana, che esiste i terapiattisti che credo che il nostro mondo sia piatto. Ma a me mi verrebbe da ridere su questo. E poi credono, se fosse così, il giorno sarebbe in tutto il mondo, no? Ah, poi abbiamo parlato anche dei virus, anche del Covid, che è quello che ci abbiamo convissuto, e anche di certi batteri o virus alieni che potrebbero essere molto più peggio, se verremo invasi da questi microbi estranei. Poi ho spiegato anche tra UFO e UAP, che vi ho mostrato la mappa concettuale fatta da me praticamente. Poi qui è i radiotelescopi, il SETI praticamente. Poi qui vi ho mostrato la NASA, sta per annunciare di aver scoperto gli alieni, ma in modo giusto. Poi adesso parliamo ad ora, la luna. Queste sono le prime immagini. La luna si vedrebbe dappertutto, è visto anche dagli escursionisti, ad esempio qui. Poi qua altri escursionisti, ma con una notte stellata. Poi chi l'ha detto che la luna è solo di notte, ma anche di giorno, tipo questa qui. Infatti, punto esclamativo, è vero, non è una cosa così. Anche io l'ho vista e credo che anche voi l'abbiate vista di giorno. Però di più quando tipo un quarto è piena, ma se mezzo tipo che so 10, forse non è tanto visibile. Ma comunque c'è di giorno. Adesso vi mostrerò le mie foto. Infatti, ecco qui il titolo. Qua appena scompare la scritta, forse sì, quel cerchietto lì è la luna, quello che vi sto indicando io, l'8/23/2019. Queste sono le foto, quindi 2 anni fa. Qui si vede più chiaramente, avete visto? Poi qui che c'era la super luna. Stiamo arrivando qua. Vediamo quando è capitato. Il 4/8/2020, l'anno scorso. La superluna. Io ho cercato di farlo da dentro, però poi sono dovuto uscire. Questa è la luna al telescopio. Bella, vero? Si vede un po' male, vero? Ma non vi preoccupate, ho scattato altre fotografie, non è solo questa. La luna è più semplice osservarla, più dei pianeti, vero? Qua, visto? Che ve ne pare? Bella, vero? La luna. Fantastica. Visto altre foto, vi mostro. Sempre del 4. Ho scattato molte foto. Questo praticamente era la serata della super luna, cioè che la luna era grande. Io su questo avevo fatto un video, me lo ricordo benissimo. Però non è che facevo la serie Astronomy Universe come ora. Era praticamente così, casualmente. Altre cose in privato, soltanto io, no che li condividevo con qualcuno, tipo con voi nel mio canale. Questa è la prima volta. Poi questa qua, sempre di quella data. Il 4 credo che sia maggio, sì, infatti. Come mese. L'8 invece è il giorno. E 20 è l'anno. Però non tanto è piaciuto l'anno 2020. Ha causato parecchi danni,
però in compenso mi ha dato belle immagini della luna. E qui, qua verso l'alba, sta per arrivare una fotografia dell'alba. Non è il sole, è sempre la luna. Il sole è dietro, però ho i palazzi, non posso vedere manco l'alba. Qua è un'eclissi di sole. Vedete la luna lì a fianco, però questa eclissi è parziale, diciamo del 5%, quindi non tanto scurribile. È il giorno lo stesso. Poi nel frattempo è passato una rondine. Poi qua 7-6-2020, questo credo che sia di luglio, della luna. Molte foto ho scattato sia 2 anni fa sia l'anno scorso. Forse ce n'è anche di quest'anno. Oh no, non ricordo. In verità avevo anche dei video, ma purtroppo li ho cancellati per sbaglio, scusatemi. Ah, però non dimenticatevi che io sono riuscito anche a fotografare anche un'eclissi lunare. Guarda, diamola qua. 8-11-2020, agosto. Qui, guardate che bella la luna, eclissata. L'eclissi, bella, vero? Stupendo. Poi qui abbiamo sempre l'8, ma il 24 2020, quasi settembre praticamente, quindi non c'ho nessuna foto di quest'anno, non so che dire. Però comunque vi sto mostrando molte foto. È vero, è più facile osservare la luna più che i pianeti. I pianeti è un po' difficile, vero? Ce ne sono tante, vero, foto. Ma tante, tante. Qua ce ne sono ancora. Ne sto mostrando parecchie, vero? Qua purtroppo forse non so cosa mi sia venuto, una specie di luce così. Forse avrò sbagliato l'obiettivo, oppure l'avevo fatto col flash. Questa è la spiegazione. Poi guardiamo qua. 28, la luna sempre. Visto con i crateri che sono ben visibili. I crateri sono visibili quando è un quarto di luna o anche mezzo. Però quando è piena dalla sua luminosità non li fa vedere tanto bene. Qua mi è venuta un po' mossa la foto. Infatti si vedono i crateri sfocati, vero? E mi dispiace. Forse ne arriverà una nitida. Vediamo. Ne ho scattate molte, ma non so se gli ho messo anche quelle di quest'anno. Beh, qua qualcosina in più, giusto? Si vedono i crateri. Forse la bandiera non si vede. Ci vuole un telescopio specializzato. Boh. Questa forse è la zona di Apollo 11, perché io ho guardato la mappa qua e io ho cercato di fare questa zona. Quindi sì, qui dovrebbe essere l'atterraggio e ci deve essere anche la bandiera, ma dopo tanti anni la bandiera non è che è così, sarà tutta lacida, tutta stropicciata, innerita. E anche distrutta possibilmente. Certo, sono passati anni. A meno perché non porto una bandiera più grande, così è più semplice vederla.
Forse qui c'è una foto di quest'anno, vediamo. No, sono del 2020, dell'anno scorso. Forse non ho scattato nessuna di quest'anno, però dei pianeti sì. La luna forse non tanto, perché già ne ho fatte molte, non lo so. Però è bello, ho scattato più foto della luna più dei pianeti, quindi ci sta che non l'ho fotografata così tanto, perché già le ce l'ho le foto. Ma scattarne ancora non è tanto buono, giusto? Sono molte, giusto? Qua somiglierebbe un uovo, vero? No, è che non ho messo bene il telefono nell'obiettivo dell'adattatore. Io ve l'avevo fatto vedere, mi sembra, l'adattatore. Però è quello universale, sia per microscopio, binocolo e telescopio. Si adatta a tutto. L'ho utilizzato anche a scuola e i miei professori sono anche felici. Interessante, come si chiama questo strumento? Anche mi hanno chiesto. Boh, forse vediamo, c'è qualche foto del 2021. No, tutte di agosto, del 28 di agosto. Beh, forse ora c'è un filmato introduttivo della luna. Vediamo. Spieghiamo qui. La Luna. Il satellite naturale della Terra. Ed è grande 3.475 km di diametro. A quel tempo la Luna si pensava che fosse così. Ma poi no. Grazie al disegno galileiano da Galileo, visto la luna è fatta dai crateri. Poi la luna ci mostra sempre la nostra faccia, non mostra l'altro lato. Poi la luna è anche molto lontanissima a noi. E ha un asse inclinato. La Terra e la Luna, sì, hanno assi inclinati. Poi la Luna ha anche delle fasi. Da Luna nuova, quarto di Luna, no, Luna mezza, quarto di Luna e Luna piena. E poi ricominciare da capo il ciclo lunare. Poi, grazie alla Luna, ci sono anche le maree, in cui l'asse inclinato consente anche le stagioni. Poi, come ho già detto, la Luna è lontanissima, molto lontano. Infatti, visto, quella è la Terra e quella è la Luna. Lontanissima. E per arrivarci ci è voluto più di un giorno. Infatti, guardate qui queste immagini sulla Luna. Forse dell'Apollo 11, del primo sbarco, oppure non è solo Apollo 11, sono atterrati molti altri razzi. Poi, per misurare la velocità quando ci sta per arrivare sulla Luna, abbiamo mandato una specie di dispositivo, così, visto, torna indietro, avanti, indietro. Poi qui si vede la Terra, l'immagine vista dalla Luna. Praticamente dalla Luna la Terra si vede così. E dalla Terra la Luna si vede nello stesso modo. Giusto? Questa è la Luna e la Terra. Ora parliamo della storia, che è molto interessante. La storia della Luna.
Negli scorsi episodi abbiamo parlato di Mercurio, giusto che abbiamo pensato che si pensava, anzi, un'ipotesi che fosse stato Mercurio il satellite di Venere. E avevo mostrato un'immagine simile a questa, giusto, uguale. Però la cosa qui è diversa. Al solito lì al centro c'è la Terra, lì c'è Venere come presupposto e là c'è Marte là. Poi qui, prima di formarsi la Terra, la Luna era molto vicina, quindi 500 milioni di chilometri avanti. Molto vicina, vero? E la Terra era una palla di fuoco. Poi quando si allontana un pochino era fra i 6 milioni di chilometri. E man mano la Terra si incomincia raffreddandosi. Ma come si vedeva la Luna a quel tempo? Beh, supponiamo che siamo dentro l'infernale pianeta Terra che si sta terraformando. Beh, questa è la Luna, visto? Beh, si vede un pochino, però non tanto. Certo, dal troppo calore la Terra, che era una palla di fuoco, logicamente non si può vedere. Giusto? E poi qui la Luna è un po' più piccola, tipo l'apogeo e iperigeo. E questo fenomeno poi si chiamerà superluna, quando la Luna raggiunge la distanza minima alla Terra, cioè un po' più vicino. Si chiama così questo fenomeno. Poi qui passiamo a 700 milioni di chilometri. Qui la Terra, man mano si stavano formando i primi oceani, visto già un po' si è raffreddata a sufficienza. Poi qui la Terra 800 milioni di chilometri e ancora si stava raffreddando e sono comparsi i primi oceani. Ma supponiamo che siamo di nuovo sul pianeta Terra, come fosse, vero? Sarebbe meraviglioso. Questa è la Luna, mostruosa, vero? E questo è il mare. Questa sarebbe la cosiddetta superluna, cioè luna da distanza minima alla Terra, molto vicino. E poi qua ci sarebbe la luna lontana, visto un po' più piccola. Così, purtroppo non c'erano terre quando si stavano formando i primi oceani. Le terre dopo si sono formate. Adesso andiamo nel periodo della terraformazione, tipo la Pangea. Qui la Luna era distante 900 milioni di chilometri, giusto? La Pangea. Quando c'erano i primi continenti ed erano tutti uniti, Gondwana e Eurasia. E l'oceano più grande mai visto si chiamava Pantalassa, no Pacifico, Pantalassa. Pantalassa, quello che è. Comunque. Poi la Luna man mano si allontanava un milione di chilometri di distanza. Qua, ora supponiamo di nuovo che qua ci sono i dinosauri, Vedevano uno strano oggetto, ma non sapevano che cosa fosse. E lo osservavano a volte nel cielo. Quel misterioso oggetto nel cielo che un po' diventava più grande, un po' più piccolo. I dinosauri non ne sapevano, vero? Fin quando poi arrivò il giorno dell'estinzione. Ma poi passando con gli anni dopo anni, cosa è successo? L'era glaciale. La Terra una palla di ghiaccio. Qua la Luna è lontana 20 milioni di chilometri di distanza. La glaciazione del pianeta Terra qui. Cioè. Poi man mano la Luna, i suoi normali 35 milioni e 64.010 chilometri di distanza. Ma
Qui non si suppone, c'è stato realmente, e anche possiamo assisterlo a una cosa del genere. Una volta nell'era glaciale, questo, giusto, quello è il Sole e quella è la Luna. Questa sarebbe la cosiddetta superluna, quando si avvicina un po' alla Terra. E poi ci sarebbe la Luna normale, cioè un po' più piccola sarebbe. Questa qui dovrebbe essere, vediamo. È arrivata, no, ancora non si vede l'immagine della luna normale. Sì, forse è questa, sì. Ah, qua, questa qua. Ok, adesso parliamo delle eclissi. Ma prima di tutto, cosa sono gli eclissi? Sono due, quello solare e quello lunare. Ma parliamo quello dell'eclissi solare. Qua è sempre la luna a mettersi davanti al sole. Poi qua ci sono le fasi totale, parziale e niente. Parziale. Totale è quando è totale, parziale è quando è parzialmente. Ma quello che ho assistito io era schifo. 5. Praticamente l'ultimo di tutti, quello sarà stato. L'eclissi solare si forma quando la Luna si mette davanti al Sole. Però non tutti possono ammirarlo perché là c'è la penombra e lì è parziale. Poi qui c'è un video di un signore che sta girando dell'eclissi totale. E lì c'è scritto dei titoli che cosa sta osservando del sole. E adesso leggeremo anche. Visto man mano il cielo stava diventando buio anche se c'era. La totalità dura 2 minuti e 57 secondi. Pare che sta diventando buio, ma il sole ancora è là. Certo, la luna si sta mettendo davanti. Poi mi dico che c'è un punto luminoso nel cielo. Quello è il pianeta Venere, perché spuntano le stelle e i pianeti. Visto qua, il punto che si vede è il pianeta Venere. Lì, lo riesco a vedere, là. Se non riuscite a vederlo, ve lo indicherò casomai col cerchio. Sì, dai, lo indicherò col cerchio. Là, riuscite a vedere il pianeta Venere. Però forse le altre stelle forse non si vedono tanto bene. Però se c'è un'eclissi totale, certo che si vedono i pianeti e le stelle. Perché diventa tutto buio, oscuro. E anche la Via Lattea se c'è. Sì, anche quella. Puoi vedere. Però la Via Lattea non è che si vede sempre. C'è un periodo che non la vedi completamente. Forse è gennaio. È come una specie di arco cosmico sopra le nostre teste. Nell'emisfero australe si vede che devi guardare davanti a te. A quello boreale dove siamo noi, devi guardare sopra la testa. E infatti è vero. Però dove c'è meno inquinamento luminoso, che con l'inquinamento luminoso non vedi nelle stelle nemmeno la Via Lattea. Io praticamente vivo nella zona gialla, che io l'ho guardata la mappa. Ma non è sufficiente, dovrei andare dove ci sia verde, eh. Continuiamo. Qui visto l'eclissi a inizio, è lì Venere che riflette. Del video di questo signore o signora, qualunque sia stato. Però molto fantastico, vero? Ah, devi inquadrare l'eclissi, no? Che inquadri il panorama. E sta per finire, ricompaio, no, lo Shaunblade. Infatti, visto, sta per finire. E il pianeta Venere non c'è più. È sparito. Poi qua ci mostra le foto che ha scattato. Ha scattato anche delle foto. E guardate che bello. Qua è un po' parziale dell'80. 90. 100%. Bellissime. Questo è l'eclissi parziale. Infatti si vede. Là,
visto come una specie di mezza luna. Si vede, vero? Però non è mio, eh? Io ve l'ho fatto vedere molto meglio di così l'eclissi parziale. Però il suo è un po' più buono. Il suo sarà forse 20%. Il mio invece 5%. Uno schifo. Un'eclissi un po' più di più, diciamo del 50%, è nel 2027. Eclissi solare sto parlando, eh. Parziale. Proprio uno spettacolo, eh. E tutto il tempo così, vero? È rimasto. Ora, visto che abbiamo finito l'eclissi solare, che abbiamo visto che sia totale o parziale in questo caso, in varie percentualità, adesso andremo a vedere l'eclissi lunare. E poi vediamo anche che cos'è l'eclissi lunare, dopo che sia finito questo video. Di questo signore. Ah no, giusto, ho messo una foto così. Questa è mia. Qua. Visto? Il 5%, uno schifo. Però la mia è molto meglio della sua, venuto. Beh, cosa stavo dicendo? Ah, già. L'eclissi lunare. Qui, varie percentualità. Nel centro è quello totale, lì invece ha un certo percentualità e anche penombra lunare. Cioè la luna nera, vedi, eh? Da un certo eclissi. Come si crea l'eclissi? No che la luna va davanti, cioè che la luna è dietro la Terra, si mette. Sempre orizzontalmente nel sole diretto, visto come diventa. Tipo questa qui. Tipo la luna dell'eclissi totale. Bella, vero? Io ce l'ho, dell'eclissi totale, mi sembra. O era totale o qualche percentualità, comunque era sempre un'eclissi. Ah, qui le persone la firmavano, però è parzialmente questa qui, infatti si vede poco. Gli elicotteri o droni, non lo so, ma passavano, ma lontani dalla città. Certo, è il posto migliore per vedere questo genere di cose. Esiste un panorama a parte a Londra. Infatti, quella è la città e questo è il posto isolato. O è un edificio praticamente questo, boh, non lo so. Lo sta che c'è. Adesso vi mostro come ho fatto dell'eclissi solare parziale, che era uno schifo, il 5%. Vi mostrerò l'eclissi lunare. Questo qua, visto una piccola parte. Ah, ora parliamo dei ipotetici abitanti della Luna. Chi? Chi sono i lunariani? I lunariani sono ipotetici abitanti della Luna, che abiterebbero sulla Luna. Però non è che si parla tanto su questa razza extraterrestre, perché non ci sono molti dati approfonditi. Forse nemmeno esistono, sono immaginari questa razza che abitano sulla Luna. Oppure in questo caso lunariano si può dire lunatico, dalle mie parti. Che sei come la Luna. Adesso vediamo la Luna nei film di animazione e anche nei film di azione o di fantascienza. Tipo questo qua, Alla ricerca di Nemo, 2003. Poi c'è Shrek. Shrek 1 in questo caso. Shrek con Giochino che guardano la Luna e la osservano. Questa è un'immagine anche molto più dettagliata e bellissima. No, quell'immagine, filmato anzi. Anziché di video, si può dire filmato, sì. È ottimo. Poi c'è anche del viaggio di Arlo del 2015. No, Kung Fu Panda.
Buonanotte, questo è il viaggio di Arlo. Questo qua, sì sì, è lui. Poi, qui, Jurassic World 2, che io me lo sono visto al cinema. Ho fatto anche un video su questo, però non del film, altrimenti è una violazione del copyright. Poi qui c'è Raya e l'ultimo drago che guardano la luna. E lì c'è la luna di giorno, quando praticamente Mechagodzilla sponda con il suo laser. Poi c'è Luca. E direi che abbiamo finito. Beh ragazzi, spero tanto che questo video band di Astronomy Universe, episodio 14. Parliamo del satellite naturale della Terra, la Luna, vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, mettete un bel like. E noi ci vedremo in un prossimo video con Angry Dragon. Ok, alla prossima, ciao.